Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Tutti in piedi per un minuto di silenzio in onore delle vittime della guerra. È iniziato così il Consiglio regionale straordinario che ha voluto immediatamente discutere e confrontarsi sulla situazione dell'Ucraina, con tutte le forze politiche unite per dare un messaggio unico, votato all'unanimità, di ferma condanna all'invasione da parte della Russia. In aula la bandiera dell'Ucraina e quella della pace, con le posizioni dei consiglieri e gli stimoli per l'accoglienza dei profughi che arriveranno da quel paese. La seduta è stata anche un momento di riflessione e confronto sul ruolo dell'Europa e sulle preoccupazioni economiche che le conseguenze della guerra potranno portare, con la Toscana che nel terzo trimestre 2021 ha esportato complessivamente merci e servizi in Russia per ben 284 milioni, importandone per 255. Ma intanto è importante che il Consiglio regionale della Toscana abbia fatto sentire unitariamente la propria voce a condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e contro la guerra, che abbia espresso piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno a tutti quelli che nel mondo, compreso in Russia, stanno manifestando contro la guerra. Dopodiché penso che dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Questo richiamo viene anche a seguito di quello che è stato il messaggio la scorsa settimana lanciato dai vescovi e dai sindaci del Mediterraneo riuniti qui a Firenze, oppure il messaggio che ci viene dai ragazzi e le ragazze di Rondine che nella cittadella della pace arrivano come nemici, imparano a gestire il conflitto e diventano operatori di pace. In questo momento in cui i falchi sembrano voler prevalere, ci vogliono molte più rondini. E poi il sostegno a tutte quelle sanzioni che l'Europa è stata capace questa volta unitariamente di combinare nei confronti del governo russo. Ora occorre aprire corridoi umanitari, occorre dare la disponibilità, come ha fatto con prontezza il presidente Gianni, per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi. E occorre lavorare per promuovere la cultura della pace, soprattutto nei confronti dei ragazzi più giovani, quindi anche con il coinvolgimento del Parlamento, degli studenti del Consiglio regionale. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea, che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. Dobbiamo continuare a ragionare in termini di diplomazia internazionale. Personalmente io credo che l'invio delle armi, prima ancora degli aiuti umanitari, non sia, anzi non deve essere, una delle mosse strategiche della comunità internazionale nei confronti di questo conflitto. Noi non dobbiamo soltanto invocare la pace, noi dobbiamo produrla. La pace è qualcosa che va conquistato ogni singolo giorno. E credo fermamente
che in questo momento la riflessione che debba essere fatta è quella del ruolo che la comunità internazionale deve avere. Le Nazioni Unite devono riuscire anche loro a fare una voce più forte nei confronti della Russia. Innanzitutto manifestare la solidarietà al popolo ucraino per l'aggressione militare subita, ma ho cercato di pensare e condividere con il Consiglio quello che il Consiglio regionale effettivamente può fare, perché è chiaro che fare un'analisi geopolitica o un'analisi di strategia militare all'interno di un Consiglio regionale diventa difficile all'interno di uno Stato, quindi quello che io auspico è un intervento nel campo del diritto internazionale umanitario in corrispondenza e chiaramente aprendo anche un tavolo con le associazioni che operano nel territorio del conflitto che chiaramente le informazioni che abbiamo sono sempre molto relative, non spetta a noi prendere chiaramente delle posizioni sovrapporci a quelle che sono anche le funzioni purtroppo anche di una politica europea di sicurezza comune che ancora non è sviluppata come vorremmo, però è chiaro che dal punto di vista umanitario e anche apprezzando quello che ha detto il Presidente Gianni sull'aiuto che possiamo dare ai profughi, alle persone che hanno bisogno di ritrovare una dignità soprattutto come persone, al di là che siano ucraini, russi, ma sono persone che chiaramente scappano da una guerra e la Toscana da questo punto di vista può fare molto. Ah sì, io a titolo personale, anche in rappresentanza del Consiglio regionale, ho voluto deporre un mazzo di fiori di fronte all'ambasciata dell'Ucraina nei giorni scorsi, perché questa guerra così feroce e così ingiusta stava producendo dei morti anche civili e con una ferocia senza precedenti che rimette le lancette indietro di tanti anni. E oggi però è importante, arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria a tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. Quindi un contesto al quale non eravamo abituati, che la Toscana prova a mettere un argine cercando di dare seguito a quello che in questi giorni è avvenuto, essendo una terra di diritti, essendo una terra di pace. È importante parlarne, ma l'importante sarebbe arrivare ad una conclusione di questo conflitto il prima possibile e in maniera pacifica. Noi siamo estremamente preoccupati di quello che è successo, siamo vicini al popolo ucraino e siamo vicini anche al popolo russo, che è colpito tanto quanto il popolo ucraino, perché in guerra non ci si va a cuor leggero. Sono due nazioni che non solo sono vicine, ma alcuni familiari stanno in Ucraina e i combattenti stanno in Russia. E abbiamo evidenziato come vi sia anche il fallimento della politica dell'Unione Europea, la politica dell'Unione Europea che non ha un contingente militare unitario, che non ha una politica di difesa unitaria, che non ha una politica economica unitaria, si parla tanto di Unione Europea ma ci unisce soltanto la moneta. Poi abbiamo la Francia che tratta i gasdotti da sola, abbiamo la Germania che ha concluso un proprio gasdotto, non ricordandoci che la politica energetica italiana dipende per il 60% dalla Russia, cioè dal gas che ci arriva dalla Russia. Quali saranno le ripercussioni per le famiglie e per le imprese italiane, già colpite dall'aumento del 50% del costo del gas e forse avranno le bollette nei prossimi mesi che saranno il 200% in più rispetto ai mesi precedenti? Ecco perché con forza chiediamo una politica unitaria dell'Europa e anche il fallimento dei servizi di intelligence europei. Non si tiene in considerazione la geopolitica mondiale, stiamo spingendo la Russia nelle mani della Cina, forse il prossimo conflitto sarà proprio la Cina con Taiwan.
Ecco, come non si fa a non capire che in un momento come questo sulla Russia doveva esserci un'attenzione diversa? Ricordo gli accordi di pratica di mare del 2002 del presidente Berlusconi, dove mise allo stesso tavolo la NATO e la Russia, dove c'erano seduti allo stesso tavolo Bush, Putin e il presidente Berlusconi, che in quel momento faceva da mediatore di tutto quello che invece vediamo oggi diventare come un conflitto. Diciamo che dovendo trovare un punto di diversificazione con le altre forze politiche, forse l'autocritica fatta all'Europa, perché io non ho sentito da parte di nessuno un'autocritica doverosa nei confronti dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri. Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. Perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle repubbliche baltiche, era tra gli stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. E io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. Un processo che veniva sognato paradossalmente dagli ucraini, dai polacchi, dagli ungheresi, dai baltici negli anni 90, probabilmente perché, anzi senza probabilmente, perché finalmente liberi dal giogo comunista, e poi questo processo non si è mai concretizzato. Oggi l'Europa è riuscita a mettere in tasca a tutti noi una monetina uguale da un euro, ma non è riuscita a creare né una politica economica comune, né una politica estera comune, né, peggio ancora, una politica militare comune. Io l'ho richiesto con forza, perché oggi bisognava che venissero fuori tre cose fondamentali. La prima, no a questa guerra che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza. Mandare un messaggio, per quello che è possibile, a chi costruisce ponti in queste ore, che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Bisogna che ognuno, esattamente come ieri noi abbiamo voluto premiare Rondine, cittadella della pace, perché è un luogo di costruttori di pace, si sensibilizzino chiunque ha possibilità di scegliere per perseguire questa strada. E poi il messaggio che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente, come è sempre stata nella sua storia. Siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi, lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, grazie, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. È chiaro che in queste situazioni l'unità che tutto il Consiglio regionale dimostra, e quindi la solidarietà al popolo ucraino e la condanna unanime di questa azione di guerra portata avanti dalla Russia, sono temi sui quali assolutamente non ci si può dividere. È chiaro che siamo di fronte a una situazione estremamente delicata, non sappiamo quelli che saranno gli sviluppi da qui a poche ore. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta portando nel nostro sistema economico soprattutto. Questa mattina ho tenuto a precisare come, pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Ed è il momento questo che anche la Regione Toscana si faccia sentire
convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico e lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati, per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni e quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpo. Regione Toscana, il Consiglio regionale.